sento molto meglio adesso. Ah, mi sento così. Oggi ho detto qualche panno di quelli posti, guarda, ma apportatissimo sei. Portati a posto, farei. Prego ragazzi, il musico di Manoli Fratello, dopo il successo di Pinocchio. Sbarbina che fa spogliarelli, tira sul morale, capito? Qual è questo? È una sorpresa! Vediamo se lo fa. Da come si muovono se non fa mal solito? Lo fanno in tante. Invece quella più alta è la coreografa del c'è no per la cena. Smooth as sunny, and how does that go? Creation's full.
Angelo,
faccio solo questo aneddoto così poi rompiamo il ghiaccio, cioè, perché ieri abbiamo fatto un altro incontro in una scuola e la neve mi ha bloccato, quindi sono stato l'ultimo ad arrivare all'incontro e avvertivo tutti quanti, tra cui Angelo, e avvertendolo non ha richiuso il telefono, quindi io ho sentito che diceva e vai, è arrivato il momento, faccio anche la parte di Manuel. Adesso non devo entrare per l'ultimo, così si è fatto l'entrata, vabbè. Allora, veramente più insolita, perché di solito, come sapete, tutto parte da una produzione che ha un copione, che decide di fare delle audizioni, scegliere i personaggi, eccetera. Noi abbiamo fatto proprio l'opposto, è successo casualmente, e la maniera più bella forse, perché come a molti di voi magari sarà capitato di organizzare serate o spettacoli con amici o con colleghi, no? A me è stata proposta la stessa cosa casualmente tempo fa da Giovanni Magattino, dalla produzione, per riempire una serata a Selvino, sopra Bergamo, c'era questa bella situazione dove mi avevano invitato. E per non fare la solita cosa, sapete, uno va, canta il pezzettino, balla, eccetera, ho preferito subito magari pensare a qualcosa di un pochino più articolato, no? E quindi ho detto, senti, magari con un paio di persone insieme, così possiamo cantare qualche cosa, eccetera, e da io e un paio siamo arrivati 16. Continuano a suonarsi. E da qui c'è piacevolmente tutto sfuggito di mano, nel senso che abbiamo scritto uno spettacolo. Lo spettacolo, a grande sorpresa, è stato accettato nella stagione del Teatro Nazionale, e quindi da una situazione, diciamo, quasi esclusivamente estiva, ci è arrivato addosso tutta la responsabilità che bisogna avere in uno spettacolo che ha il circuito principale per il music, quindi il Teatro Nazionale nel nostro caso. Adesso vi faccio raccontare a Mauro lo spettacolo, proprio lo spettacolo in sé. Ciao a tutti. Di che parla Toc? Ovviamente già il suono Toc Toc può dirvi qualcosa, no? Parla, cioè il tema principale di Toc Toc sono le porte, ovviamente. Perché da queste porte entrano ed escono tantissimi personaggi. Perché abbiamo scelto le porte? Poi delle porte particolari, sono delle porte grandi, colorate, e con delle forme un po' strane, non sono le classiche porte piccole, perché sono le porte difficili da aprire, con grande difficoltà, ma che molto spesso ci portano verso un futuro migliore, fantastico. E perché Toc Toc parla dei giovani artisti, ed è uno spettacolo per i giovani artisti, non solo giovani nel senso d'età, ma giovani nel cuore, nell'animo, perché c'è una frase molto bella durante lo spettacolo che a un certo punto dice Cesira, la domestica, Manuel, non ti preoccupare, perché c'è un momento abbastanza malinconico, Manuel ha perso tutto quanto, poi non entro nel dettaglio. E Cesira dice non ti preoccupare, vedrai che le cose andranno bene, perché dietro quella porta c'è il futuro e quindi qualcosa di bello ti potrà succedere. Ed è quello che speriamo sempre noi giovani, no? Ci diciamo qualcosa di bello domani ci potrà accadere, ed è quello che sta succedendo a noi ed è quello che vogliamo trasmettere a tutti voi. C'è successo qualcosa di bello e vogliamo raccontarlo a tutti. Adesso, entrando nel particolare, Toc Toc di che parla? Poi da lì si evolve tutto quanto. Che cosa succede? Che un giorno un misterioso signore vuole incontrare Manuel e non
riesce mai a incontrarlo perché per una serie di sguidi, appuntamenti saldati, questa Cesira, la domestica strana che non riesce mai a comunicare il nome di questo signore, si dimentica le cose, stacca la cornetta della spina, insomma Manuel non riesce mai a incontrare questo la spina della cornetta. Insomma Manuel non riesce mai a incontrare questo signore. In più, tutte le volte che sta per uscire di casa arriva un personaggio nuovo. Il primo personaggio che incontriamo è Raffaella Tamparelli, la giornalista di Spaccate Americane, una rivista di danza che conoscete tutti, no? Sì. Spaccate Americane. E che deve fare un'intervista a Manuel. E poi arriva la zia pugliese di Manuel, zia Gitta, che è quella classica zia pugliese che abbiamo tutti quanti. Se non è pugliese di qualche altra parte, o è una zia o una nonna che è bello, come stai? Che ti tocca, ti fa, ti porta da mangiare. E tu non sai mai come. Sì, va bene. Una produzione colossa, così come è stata definita, eccetera, che mi ha dato e continua a darmi delle soddisfazioni incredibili. Però ad un certo punto mi ha fatto chiedere, ma porca miseria, dopo una cosa così, dove sei al centro anche di un'operazione di questo genere italiano, che cosa faccio? Veramente poi uno ci pensa, no? Quindi il fatto adesso di trovarci, cioè di trovarmi in una produzione indipendente e quindi ancora, che la farà in futuro io mi sono certo, tutto quello che deve disporre una produzione. Quindi comunque noi abbiamo una scena fissa, queste scene, la scena è formata da queste sette porte molto grandi, gigantesche, la più alta di 5 metri. Diventerà vari posti dove ambienteremo le varie situazioni, non a caso tutto questo è nato dal gruppo di amici, rivolgersi a persone che garantissero un certo tipo di lavoro, per cui a partire dagli artisti in scena, per cui conosco, non mi sto ergendo a giudice, però anche perché ognuno di loro ha individualmente un percorso e un passato artistico, ha la conoscenza e conosce i meccanismi del musical che, se state studiando tutto ora, avrete in qualche modo imparato a capire. Giovanni Maria Loni, che conoscete, è lì, qui. Legato, perché è un altro che sa esattamente quali sono i tempi, i meccanismi, i ritmi che un musical vuole. Quindi tutte queste, Marcello De Toffoli, che si è occupato degli arrangiamenti. Gli arrangiamenti nascono insieme alla coreografia, cioè abbiamo fatto il lavoro che si deve fare nel musical, per cui riproporremo magari dei brani che qualcuno di voi può conoscere, perché tratto da, ma dandogli una rinfrescatina, ovviamente parlandovi di uno spettacolo che ha una comicità molto attuale, non potevamo fare poi musicalmente una cosa un po' retro o datata. E quindi abbiamo cercato di dare una coerenza proprio musicale a tutto questo, e il lavoro musicale è gigantesco, pazzesco. Abbiamo delle canzoni inedite, anche questa è una cosa difficile, perché lo sapete che quando andate al teatro a vedere cantando sopra pioggia vi sentirete per motivo popolare, conoscente, eccetera. Noi dobbiamo far arrivare lo stesso effetto senza che voi conosciate la canzone, quindi una astuzia musicale che poi sia orecchiabile, insomma. E qui c'è stato soprattutto nelle canzoni inedite la scrittura dei testi di Stefano Dorazio, che è un lavoro incredibile, veramente incredibile. Cosa vuoi presentare i vari personaggi? Non vorrei divulgare troppo, sennò...
svolgere invece dalle sue idee, dalla sua energia, quindi alla fine arriviamo appunto a creare questa situazione che coinvolge tutti i nostri amici. Ma quello che mi ha divertito tantissimo era proprio il fatto che esistono questi personaggi anche molto caratteristici. Due personaggi molto diversi tra loro e per questo bellissimi. Il primo è l'insegnante di iniziazione, più che di recitazione, l'insegnante di iniziazione, che si chiama Vincenzo Alberto Maria, questo disco di Costantinopoli. Personaggio poi nel secondo tempo ci sono Coreografo, Graziella, diciamo molto particolare ed estremamente divertente. Che fa tipo? Cioè, ragazzi, che questo lavoro basta. E quindi è estremamente divertente perché era una cosa che con Mauro abbiamo pensato, che ci fa tanto ridere, che lui è il coreografo, però in realtà di coreografia non è poco. È tutto stile, cose, vestiti, costumi, palette, piume di struzzo, cibo tinte, e tipo, come dire, tanto per essere attuale, un po' zecchina, un po' che poi vabbè, ci sono varie, interpreterò un po' me stesso in un certo senso in una scena particolare, una festa, tutto quanto. Noi stessi, ma anche lì, più che fare noi stessi, Mauro ha cercato di tirare fuori da uno di noi diciamo, la caratteristica dominante di Angelo, Alessia, Lena, cioè quello più preciso, quello più cazzaro, insomma, così, quello più entusiasta, insomma, tutte queste cose. Questo è l'insegnante di danza, oltre che la famosa giornalista Raffaella Tarello. Una cosa che un po' all'inizio della presentazione dello spettacolo è stata confusa è che non è la storia della mia vita, non ho questa né presunzione perché a chi può fregare, però il fatto di raccontare quello che è il mio percorso è raccontare quello che è il percorso di chiunque voglio fare questo mestiere. Quindi il caso vuole che tra l'altro ci siano degli episodi realmente ispirati a momenti di vita mia, personale. Io ho avuto un inizio di carriera insolito per quello che è la normalità, no? O comunque adesso c'è la fortuna di avere questo, come fai canto, danza, recitazione. Ma esiste da quei tempi, lo dice la sorella. Ma tempo fa questo non c'era, e quindi il mio percorso, la mia passione, quella ereditata da mio padre, è stata quella dove parlava mio padre e mia madre, quindi nelle balere. Quindi prima ho scoperto come si balla in balera, le danze standard latinoamericane, e poi il tip tap, e poi tutto il resto, perché mi sono reso conto che se è il musical quello che mi piace fare, come da sempre è stato, che erano i film ad affascinarmi, no? Quello che noi italiani conosciamo come musical, per primo c'è arrivato come film, cioè il musical c'è da pochi anni in Italia, relativamente pochi, per cui tutto quello che noi abbiamo conosciuto è stato attraverso classici degli anni 50, eccetera. Quindi era un po' quello l'obiettivo, era scoprire man mano che non è che basta ballare, devi saper cantare, devi saper recitare e ballare, mettere insieme tutte queste tre cose del divinato. Però alla Broadway, piuttosto che canzoni di quello stile, non mancheranno, perché io ho avuto la possibilità, veramente grazie a loro e a dare sfogo a delle cose che magari finora sono poco viste. I
incominciano ad esserci, ho deputato il producer l'altro giorno, un sacco bellissimo, consiglio di vedere, dove c'è il tip tap, per esempio. Il tap è per me stato il primo amore, proprio come danza. E raramente mi è capitato di poterlo fare, quindi insieme, ecco, intanto nomino una mano agli altri, che proprio arrivano. Gillian Bruce, con lei, che è fondamentalmente insegnante di tap, eccetera, ma con un entusiasmo, una passione smisurata, ho trovato l'America, fuori di terra, che arriva da Londra. E quindi, insomma, ci saranno questi numeri, queste cose, eccetera, però unite ad un tipo di comodità di recitazione forse meno tradizionale da quella che si può aspettare, non è, è una comicità, oserei, prendetelo con le pinze, dire quasi vicina a Zenit come cosa, che non appunto quella tradizionale, non è un copione esistente, e quindi non siamo legati a nessun tipo di vincolo che ci costringe a vestirci in un certo modo, cantare in un certo modo, quelle canzoni, quelle scene, eccetera. È una produzione indipendente.